settimo incontro del corso di formazione dedicato all'educazione civica digitale offerto dal Sistema Bibliotecario di Fano in collaborazione con il Polo Scolastico 3 di Fano nell'ambito del settembre pedagogico. La lezione di oggi, che si intitola Tecnologie didattiche per lo sviluppo della competenza informativa, è tenuta dalla professoressa Arianna Piermattei, docente di lettere, nonché animatrice digitale del Polo Scolastico 3 di Fano. Io sono Tommaso Paiano, insieme a Camilla Ridolfi, una collega bibliotecaria, saremo comunque nella cabina di regia, gestiremo eventuali vostre richieste nella chat. E prima di lasciare subito la parola ad Arianna, vi incollo nella chat l'indirizzo al registro delle presenze di oggi, così eventualmente potete con calma cominciare a compilarlo. Vi auguro buon lavoro. A te, Arianna, buon lavoro anche a te. Grazie, grazie Tommaso. Dunque, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie di nuovo per essere intervenuti, ci conosciamo parecchi, insomma, di voi mi conoscono, per cui insomma mi sento quasi più a disagio così che con dei perfetti strani. Comunque, allora, l'incontro di oggi è nato all'interno di questo corso, appunto tra una chiacchierata e l'altra. Per il fatto che, appunto, sentendo l'esigenza di organizzare due punti di vista differenti e due esperienze diverse, con Tommaso poi ci siamo chiesti in effetti quanto ci fosse il bisogno di poter poi dopo arrivare proprio direttamente nella didattica digitale da un lato, ma nella didattica proprio della come dire, dell'information literacy e della didattica stessa, perché il corso nasceva appunto rivolto sia a docenti che bibliotecari, comunque persone che operassero nel mondo della formazione, nel mondo della cultura, eccetera. E quindi avevamo bisogno di trovare delle risorse che non fossero troppo didattiche, intese in senso scolastico, ma che comunque aiutassero poi dopo a mettere in pratica anche questa organizzazione di tutte le attività della competenza informativa. Per cui a questo punto abbiamo pensato di ritagliare proprio uno spazio specifico sulle tecnologie didattiche in aiuto alla competenza informativa e quindi io ho fatto un pochino di, diciamo così, di ragionamenti su quello che mi sono trovata spesso io come docente a dover affrontare in termini di organizzazione delle risorse. Negli incontri precedenti voi avete conosciuto tanti strumenti che vi ha messo a disposizione Tommaso e che sono gli strumenti proprio caratteristici e fondamentali per poter cominciare a vedere le fonti informative da vicino, assicurarsene la veridicità, la qualità, eccetera, eccetera. Come corso proprio di formazione, a tutti gli effetti, questo diventa un primo approccio per poter organizzare poi dopo e tenere in un contenitore tutto quello che si è appreso. E abbiamo visto che nella maggior parte dei casi, oltre a dei PDF, dei file che eravamo abituati prima ad avere fisicamente come delle presentazioni, quindi cioè dei fogli materiali alla fine, che noi almeno consideriamo tali, anche se sono digitali. In questo appunto contenitore vi sarete trovati invece dei veri e propri strumenti che fisici non sono e neanche possono essere digitalizzati, ovvero parecchi siti che avete incontrato per la raccolta delle fonti, degli strumenti proprio come Voyant, ad esempio, per la gestione delle fonti. Quindi come fare ad organizzarli? Cioè a questo punto io non posso più fare con la logica della cartella che utilizzavo una volta, insomma, io nella cartella oppure anche nella classe virtuale io posso raccogliere dei materiali. Poi a un certo punto ho bisogno invece di avere una strada segnata che mi porti ad utilizzare dei siti o degli strumenti direttamente online. E io credo che questo sia in generale il futuro dell'organizzazione del proprio lavoro. E quindi siamo partiti da questa considerazione qua. Io vado adesso in condivisione dello schermo
Ok, dovreste vedere tutto il mio schermo adesso. E vediamo, perché mi scende giù. Se ce la faccio a non fare, ecco, andare, ok. Zoom non è il massimo in questo. Allora, abbiamo pensato di fare, di discutere, insomma, su quelli che potevano essere i punti fondamentali per la didattica dell'informazione. Allora, nella mia esperienza, che ormai conduco in maniera più sistematica, anche più intensa negli ultimi 2 anni, ho cominciato a capire e a vedere che una delle prime cose che mi serviva già nella mia funzione sia di insegnante che di animatrice digitale era quella di poter rimanere informato. Allora, se parliamo di didattica dell'informazione, prima cosa dovremmo riconoscere di essere noi quelli informati sulle cose che poi a nostra volta vogliamo comunicare agli alunni. Per cui una delle condizioni fondamentali è quella, innanzitutto, di rimanere informati. Che cosa vuol dire rimanere informati? Leggere i giornali? Sì, anche, ma noi oggi ci troviamo a confrontarci con una realtà che io, che mi piace, diciamo così, l'espressione da usare, che è il diluvio informativo. Perché in effetti nel mondo della tecnologia e l'informazione, il mondo dell'informazione va di pari passo con questo, almeno nella trasmissione e nella condivisione, appunto il diluvio informativo è una metafora per poter parlare di un mondo che va molto veloce con, anche nelle informazioni, soprattutto nelle informazioni. Quindi, se è vero che utilizzando un libro, utilizzando un testo, io posso avere un sentiero già tracciato, è anche vero che per fare competenza informativa non posso riferirmi ad un libro di testo, ad un sentiero già tracciato, ma devo immettermi proprio nel raccordo anulare dell'informazione, dove transita di tutto e di più. Allora, la prima cosa è selezionare i contenuti e per selezionare i contenuti, prima di tutto, i contenuti che perlomeno mi interessano, li devo trovare e li devo, devo rimanere appunto informato su quelli che sono i contenuti. Quali contenuti mi interessano? Quali notizie mi arrivano? Allora, già dal 2012 Google aveva pensato ad un sistema, ad un motore che non soltanto facesse ricerca, ma facesse anche aggiornamento. Aggiornamento di contenuti, di notizie che mi interessavano. Queste notizie si chiamano i feed e sono praticamente degli aggregatori di contenuti che io posso in un certo modo indirizzare. I feed nascono all'inizio soprattutto per i produttori di informazioni o i produttori in generale di qualsiasi cosa, cioè dal commercio, prodotti di qualsiasi tipo, perché servivano a loro per poter rimanere continuamente in contatto con la clientela e quindi sapere diciamo, dal proprio sito quante persone in realtà seguivano il sito e poter raggiungere la clientela più facilmente con delle novità continue. Oggi in realtà i feed servono ancora di più agli utenti finali, ovvero alle persone che si interessano di un determinato campo e che hanno bisogno di continuare a rimanere aggiornati. Se noi pensiamo in effetti alle grandi discipline, insomma, anche partendo da quelle scolastiche in generale, anche queste hanno bisogno di un aggiornamento. Si pensi dalle attività scientifiche, alle discipline scientifiche, ma anche alle umanistiche, ma anche a quelle, che ne so, archeologiche. Sapere le scoperte o le nuove risorse, per esempio, della scienza, le nuove scoperte, eccetera, eccetera. E quindi in questo primo passo, in questa prima parte, fondamentale, se io voglio poter cercare e guidare alunni o utenti alla ricerca delle informazioni, è che prima di tutto io, per il settore di cui mi occupo, sia informato. Come fare quindi? Ci
Ci sono in rete diverse piattaforme che forniscono questo servizio. Già Facebook nasce nella maniera più banale con questa logica qua, cioè gli aggiornamenti che mi arrivano riguardo alle persone che io, che avevo amiche su Facebook o altri social, su Instagram, eccetera, mi fornivano ogni tanto le informazioni e gli aggiornamenti sulle attività di queste persone. C'è un modo per poter gestire naturalmente ad un livello un attimino più alto quelle che sono i miei interessi? Sì, la piattaforma regina in questo è feedly.com, che voi vedete qua su. Ok? Feedly.com è una piattaforma che serve innanzitutto per organizzare i propri feed, i propri aggiornamenti. Considerate che lavoriamo e pensiamo sempre agli algoritmi, per cui logicamente non è che siamo completamente padroni degli aggiornamenti che ci arrivano, cioè ci sarà sempre un motore e appunto un algoritmo che lavorerà sulla base delle nostre indicazioni e sulla base anche di indicazioni inconsapevoli, cioè il tempo che stiamo su un articolo, quante volte lo leggiamo, se lo scarichiamo, se lo salviamo, eccetera, eccetera. Però è un buon sistema per cominciare ad aggregare i contenuti secondo le nostre preferenze. Come funziona Feedly? È una piattaforma che richiede naturalmente un account, potete accedere già con l'account di Google, quindi entrare su feedly.com ed entrare direttamente con l'account Google. Io entro in genere con l'account scolastico. E come si presenta questa piattaforma? Si presenta appunto con una lavagna dove scorrono dei contenuti che sono ritenuti in evidenza, ma che io posso gestire poi, come vedete nella colonna di sinistra, secondo quelli che sono i miei interessi. Si compone quindi di una parte a vista, rinfrescata, diciamo che riporta tutti gli articoli, da una parte a sinistra a colonna divisa a sua volta in due parti, cioè tutti i feed, quindi tutti quanti, quindi io qua li posso segnare tutti quanti, qua, quelli che poi dopo io mi sono andata a segnare e quindi a aggregare appunto per materie. Quindi questo lo sceglie l'utente, quindi l'utente sceglie di dare un titolo alla propria collezione di contenuti, quindi a me interessano appunto l'agenda digitale, la didattica dell'arte, la didattica digitale, eccetera, eccetera. E ogni volta che appunto mi interessa aggregare un contenuto, vado a cercare dei nuovi link, ok? Alcuni vengono proposti, altri invece li posso direttamente andare a cercare io. Quindi io potrei anche andare a cercare cucina e vedere che cosa mi esce fuori. Oppure ho un sito in particolare che voglio seguire, quindi vado a seguire, che ne so, quello di un giornale in particolare. Io in questo caso seguo per esempio Orizzonte Scuola, Scuola Digitale, Educazione Scuola, Educazione 3.0, perché sono i miei interessi, eccetera, eccetera. Nel momento in cui io li vado a cercare, li vado a mettere, quindi andrò a segnarmi la cucina italiana, vado con la logica del segui. È la stessa logica di un social. Nei social si seguono sia persone che, quindi VIP, che anche ormai le riviste, gli argomenti, eccetera, eccetera. Questo è un sistema per poter organizzare già gli aggiornamenti, non organizzare proprio l'ambiente mio di apprendimento, ma perlomeno rimanere aggiornati. Quindi lo vado ad aggiungere, vado a scrivere segui, e a questo punto questa cucina italiana andrà all'interno di questa scelta che io già avevo fatto in precedenza. Ok? Un'altra opzione che ci viene offerta è quella proprio a un certo punto tra tutti questi articoli, come vedete più di 1000 ce ne ho, Orizzonte Scuola naturalmente ne sforna continuamente, ho la possibilità, aprendo
un articolo in particolare, per esempio, che ne so, mancano i docenti per le scelte ideologiche della ministra Azzolina. In questo caso io ho possibilità di andare a leggere dopo, quindi lasciarmelo in sospeso, di andarlo ad aggregare a Evernote, che è un altro sistema di taccuino, cioè di un prendinota allo stesso digitale, lo posso condividere attraverso i principali social, oppure lo posso salvare nelle mie lavagne particolari. Le mie lavagne particolari, per esempio, le ho create prima, le posso andare a creare con questo tasto, crea una nuova lavagna, oppure andare ad aggiungere in quelle già esistenti. Quindi questo è un ulteriore filtro che io faccio permanente, dove a tutti quei feed che mi arrivano con le notizie di tutti i giorni, io vado a fissare i contenuti che poi voglio andare a ritrovare. In una logica appunto di notizie continue, 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 io lo trovo uno strumento molto utile ed è uno strumento molto utile nel momento in cui uno voglia anche organizzare appunto un percorso, come avete già affrontato con Tommaso, di ricerca delle fonti, di verifica, eccetera, eccetera, cioè del addentrarsi all'interno della giungla delle informazioni, quindi di un sistema decisamente non solo complesso, non solo ricco, addirittura fino al paradosso, ma continuamente mutevole, che quindi non permette poi dopo di fissare alcuni contenuti, perché una delle caratteristiche del nuovo modo di fare informazione e quindi anche di fruirla è quella del avere un sacco di cose aperte, leggere molto velocemente spesso e comunque non riuscire comunque a salvare tutto, perché le capacità comunque proprio selettive e cognitive del cervello quelle sono, insomma, non è che siano cambiate ai tempi di Neanderthal. Però noi abbiamo cambiato il nostro approccio. Nicholas Carr, nel suo volume Internet ci rende stupidi, metteva appunto cioè si era fatto questa domanda, cioè Internet in effetti ci ha resi più stupidi, cioè si poneva il problema soprattutto per i dubbi che venivano, no, nel modo di apprendere dei giovani, dei cosiddetti nativi digitali, eccetera. Cioè, sta cambiando davvero qualcosa nel nostro cervello? Più che altro stanno cambiando le abitudini, nel senso che il modo di memorizzare, il modo di creare di connessioni rimane sempre lo stesso per il cervello, ma è anche vero che cominciamo ad usare più determinate aree del cervello e meno altre. Questo è sicuramente vero. Per cui in questa lettura veloce, in questo avere sempre notizie da più fronti, in questo contesto bulimico della notizia e dell'informazione, avere un aggregatore di notizie è una cosa molto utile. Quindi, per esempio, avere una piattaforma come questa, che poi si può ritrovare anche sul telefonino, perché anche sotto forma di app ci si accede, naturalmente la si scarica, ci si accede con la stessa, con lo stesso account, e quindi nei momenti veloci, no, di pausa, eccetera, eccetera, si può avere a portata di mano le novità. Ogni volta che io scorro, okay, lui mi propone di volta in volta delle notizie. Logicamente, qui nel computer vedete la pagina si va sempre ricaricando. Cioè, se voi vedete la mia lineetta passa giù, però in realtà dopo un po' ritorna su un'altra volta perché ce ne sono sempre nuove. Okay? Quindi non è possibile stare dietro a tutto, logicamente. E allora cominciare ad avere una piccola selezione è già qualche cosa. In questo modo io me le posso tenere anche salvate. Per cui so che alcuni che mi hanno colpito di più, alcuni articoli che comunque hanno a che fare con anche un po' di tempo fa, addirittura 10 mesi fa, un anno fa, eccetera, eccetera, io comunque li ho salvati perché li reputo più interessanti degli altri e so che su questo ci potrei costruire delle attività. Quindi fondamentale è, secondo me, questo. Prima di tutto, cioè il primo punto è, per informare bisogna prima di tutto essere informati. È un po' come chi allena in palestra: se vuoi allenare, prima di tutto quello a saper fare
gli esercizi devi essere tu allenatore. Se io già ho confusione e già mi giro male nel mondo delle informazioni, è difficile che io riesca comunque a segnare il sentiero e ad essere da guida per altri che si approcciano all'informazione. Quindi Feedly è anche sulla base di quelle che sono state le mie ricerche su internet, eccetera, è una delle piattaforme, è la piattaforma più completa. Ha un profilo free che permette di creare, adesso non mi ricordo quante, comunque insomma sono abbastanza le lavagne, vedete, insomma, che potete, io ne posso addirittura qui continuare a creare. E i feed e quindi le riviste oppure i siti o le notizie che volete seguire. Non è infinita, naturalmente. Nel momento in cui si fa l'abbonamento e quindi si vanno a scegliere i vari piani di sottoscrizione dell'abbonamento annuale, si hanno ulteriori opzioni come raffinare ancora di più il livello di selezione dei contenuti, di ricerca, poterli organizzare in maniera ancora più precisa, eccetera. Però già il profilo free dà un'ottima organizzazione dei contenuti, molto chiara. Io posso appunto dargli anche a un certo punto tutti gli articoli come se fossero letti, così lui mi va ricaricando la pagina e me ne propone di nuovi. Quindi quando vedo che, ecco, dandogli una scorsa, ci sono titoli che insomma sostanzialmente non mi interessano più di tanto, che cosa succede? Che io posso dargli segna come letti e lui me ne ripropone altri. Naturalmente, avendo una vostra mail, grazie all'account che si va a sottoscrivere, quando non ci state più da un po' di tempo, vi arriva la mail che vi dice: guarda, che qui ci sono delle nuove notizie, un pezzo che non ti fai vedere, come mai? E anche questo sembra una sciocchezza, ma non è male, perché avere qualcuno che ti bussa ogni tanto e ti dice: guarda, che ci sono delle novità in storia, novità in italiano, se fai italiano, novità in altro, sono positive in questo senso, insomma. Quindi il primo passo, appunto, è rimanere informati perché io devo poter togliere un po' della confusione che si genera avendo tante, tante fonti. A questo punto, nel momento in cui io mi sono creata un canale privilegiato per l'aggiornamento, l'altro punto che io considero importante, ecco, la tecnologia è preziosa, ma in che senso? Nel senso che alla tecnologia dobbiamo fargli fare la tecnologia, cioè la tecnologia mi deve facilitare la vita e non appesantirmela, e quindi la devo prendere per quella che è, quindi evitando di, per quanto possibile, di pretendere da determinati software, da determinate funzioni, delle cose che non mi possono dare. È quello che sostengo sempre quando, appunto, avvicinandoci ai vari strumenti anche di didattica digitale, eccetera, si chiede o si utilizzano alcuni strumenti per delle performance che non sono adatte a quello strumento. Quindi si torna con una profonda delusione. E allora io di solito uso diciamo così, la similitudine con il frullatore, no? Voi immaginate, andate a comprare un frullatore e al frullatore gli dovete far fare la forma volete fare le rose di carote o le rose di zucchine. Cioè, mettete tutto nel frullatore e il frullatore vi piastriccia tutto e vi ha frullato tutto. Non serve, questo frullatore non è un granché. Frullatore frulla, non è da dire che. Se volete fare le rose di carote, bisogna che trovate un altro strumento. Oppure io posso comprare il mega robot da cucina, però sostanzialmente se non imparo ad usarlo bene, con tutti i suoi bottoncini, con tutte le sue sfumature, facendo tutti gli esperimenti, non è detto che basta che imposto il tempo e farà tutto da solo. Quello si chiamava genio della lampada, mi pare di ricordare. E poi anche lui non è da dire che fosse proprio sempre sicuro, perché dipendeva da chi sfregava la lampada. Quindi la tecnologia è importante ed è importantissima se le facciamo fare quello per cui è stata creata. Cioè il sistema binario 0-1 vuol dire che il computer fa o 0 o 1, eh?
È da dire che noi nel mezzo gli possiamo mettere la sfumatura di no, vedi come va il tempo, perché sennò è anche 0, 0 e qualcosa, ma sì, non so. Il computer fa 0, 1, quindi io ho bisogno innanzitutto di sapere che dove voglio arrivare. E il dove voglio arrivare io lo devo sapere ancora prima di decidere l'attività che svolgerò. Noi invece molto spesso facciamo un po' il contrario. Io parlo da docente, molto spesso parti con l'idea, ma non hai ben chiaro che cosa vuoi tirar fuori da quella idea. Cioè, l'attività che io voglio organizzare, che sia di ricerca, che sia un'attività laboratoriale, che sia un'attività anche fisica, molto spesso mi piace più l'attività che l'effetto che io voglio tirar fuori. Cioè mi innamoro dell'attività, che bella, bella sta cosa, anche l'attività di ricerca. Il problema è che noi, quando proponiamo un'attività di ricerca, dobbiamo già sapere prima dove deve andare a parare questa attività di ricerca. Quindi fondamentale è pensare ancora prima a che cosa mi servirà quell'attività. L'attività è molto bella, d'accordo. Abbiamo fatto una ricerca e io ho gli strumenti per poter fare questa ricerca. Ma l'attività che io farò, a che cosa deve portare? Quali competenze deve maturare? Perché altrimenti rimane un'attività fine a se stessa. È quello che poi vedremo più tardi per quanto riguarda le rubriche di valutazione, che non sono proprio le griglie di valutazione, sono proprio rubriche nel senso che hanno uno spettro un pochino più ampio. Per fare questo, appunto, ci sono due condizioni fondamentali che ho pensato, diciamo, che perlomeno hanno sempre colpito me nel mio anche entusiasmo di proporre le cose, dargli una forma, dare una forma alle cose e creare un ambiente di apprendimento. Allora, noi abbiamo conosciuto l'ambiente di apprendimento anche nelle attività svolte fino adesso, grazie alla guida sapiente e ai suggerimenti intelligenti di Tommaso, che è un po' anche quello in cui stiamo lavorando adesso con questo corso, che è per esempio Google Classroom, no? Non è solo questo, cioè preparare l'ambiente di apprendimento vuol dire preparare un ambiente di apprendimento dove gli altri si trovino bene, ma io soprattutto c'ho organizzate le mie risorse. Allora, organizzazione delle risorse, primo per quanto riguarda appunto l'aggiornamento delle informazioni e quindi utilizzare uno strumento di feed. Secondo passo, se devo utilizzare uno strumento di feed, devo anche poter sviluppare le mie risorse. Dove le sviluppo? Anche qui l'ambiente di suddiviso in cartelle, in realtà fisiche, intendo le cartelle fisiche sul computer, in realtà ha fatto un po' il suo tempo, ma non per una questione di non va più di moda, ma per una questione proprio di praticità. Il lavorare con un computer, spostarsi in un'altra aula che ha a sua volta un altro computer e quindi viaggiare con il mio dischetto, ovvero non più il CD di una volta o il floppy di ancora prima, ma neanche con la pennetta, non è sicuramente un sistema pratico. Perché? Uno, il discorso comunque di andare a staccare e sottoporre a stress continui comunque dei dispositivi che alla fin fine sono elettronici ma anche meccanici, quindi infila, sfila la chiavetta, poi alla fine la chiavetta non funziona più. Quindi se io sono sicuro di poter utilizzare solo il mio computer è un conto, ma nel momento in cui noi diventiamo così, dei nomadi, no? Dell'informazione, dei nomadi della formazione, abbiamo bisogno di poter portare con noi
il nostro lavoro sempre e poterlo rendere fruibile da qualsiasi strumento. Allora, un'altra delle invenzioni, se vogliamo chiamare così, degli ultimi anni è quella di costruire le proprie attività sempre online, non solo attraverso Drive, quindi abbiamo visto il poter creare degli spazi sulla nuvola praticamente da poter poi condividere con altri, ma ci sono proprio delle piattaforme che mi danno la possibilità di organizzare i miei corsi. Una di queste è Participate, che è questa qua. Participate funziona allo stesso modo, se riesco a prenderlo da qua sotto, di Classmill. Ok, vedete, l'interfaccia è sempre un'interfaccia molto facile e molto lineare, che ricorda sempre quello degli, se pensate alle icone della Classroom, alle icone appunto di Instagram, eccetera, eccetera, sono dei blocchi dove io posso mettere anche o lasciare in forma privata o condividere con altre persone di tutto il mondo i miei corsi e le mie risorse. Io in particolare, come vedete, è abbastanza simile, utilizzo Participate. Anche qui entrate con un account, potete entrare anche con l'account di Google, e voi avete la comunità, anche questa è sempre strutturata in questo modo qua, cioè i feed, ok? Perché prima di tutto vi dovete essere iscritti ad una comunità per avere poi dopo degli aggiornamenti della comunità, i corsi e le collezioni. Consideriamo i corsi, ok, che io ancora non ne ho creati in particolare, perché non mi interessa di andare a fare un discorso di condivisione delle mie attività, ma quello che mi interessa di sicuro sono le collezioni. Le collezioni diventano praticamente degli spazi che io vado a costruirmi per quelle che possono essere o le materie specifiche che insegno o dei percorsi che ho magari sviluppato in particolare. Come funzionano? Funzionano nello stesso identico modo di una cartella del computer, uguale, cioè è uno spazio dove io posso mettere dentro a sua volta, vedete, sono tutte risorse immateriali in realtà, ok? A me interessava per esempio avere uno spazio dove io abbia le risorse che in genere uso più con i ragazzi. Ok? Quindi nell'impossibilità di creare una cartella con dei file fisici, perché in realtà questi qui sono tutti siti, io mi sono creata uno spazio dove mi ricordo e dove vado a mettere quelle che sono le applicazioni e le piattaforme che uso di più per poter lavorare. Quindi avete fatto Voyant, avete fatto Internet Archive, avete fatto Wikipedia. Ok, mi creo uno spazio di lavoro dove vado a mettere proprio singolarmente i siti, ok? E dove io posso poi dopo andarmi a vedere la risorsa per com'è. Ok, quindi andare direttamente dentro al sito che mi interessa. È un lavoro che faccio a monte prima, quindi mi vado a selezionare i link in realtà, perché non è niente più che questo. Quindi vado a organizzare le risorse in questo modo qui. Quindi aggiungi una nuova risorsa o aggiungo del materiale, tra virgolette, fisico, come lo chiamo io, e quindi carico dal mio computer, dalle mie risorse personali, carico dei PDF, dei PowerPoint, delle animazioni, eccetera, eccetera, oppure vado a caricare dei link. E anche qui funziona sempre nello stesso modo. Come vedete, l'usabilità, l'interfaccia è sempre la stessa. Ormai ci si muove su o file fisici oppure, nella maggior parte dei casi, dei link. Quindi ho fatto una risorsa con un programma di registrazione video. Ok, tiro su le mie registrazioni video. Quindi io posso anche crearmi una risorsa dove faccio la lezione di matematica registrata da me, la lezione di, e quindi non ho 50.000 applicazioni e quindi ogni volta devo andare
da una parte del computer, poi dall'altra parte, poi apro internet, poi devo aprire un altro sito. Ne apro uno, che in questo caso è Participate, che posso avere sotto forma di app, un'altra volta di nuovo anche nel cellulare, e che quindi mi tiene lì tutto questo immateriale che in realtà è fondamentale per poter costruire dei percorsi. Quindi ci sono delle operazioni che vanno fatte in maniera conseguenziale, cioè uno, rimanere aggiornati, cioè nell'attività che io faccio a scuola ormai, insomma, da un paio d'anni, soprattutto durante, no, l'arrivo della pandemia e quindi che ci ha bloccato tutti a casa, gli aggiornamenti, ad esempio, su Meet erano continui. Perché? Perché naturalmente Google si era messo in gara con gli altri colossi delle videochiamate. Per cui se io non avessi avuto uno strumento utilissimo come quello che abbiamo visto, che è appunto questo qua, io non avrei avuto gli aggiornamenti continui di sapere che cosa stava succedendo con Google Meet. Mi sono seguita un paio di siti, perlomeno fondamentali, che già avevo avuto modo di sperimentare, e lì mi arrivavano in maniera automatica gli aggiornamenti, me li trovavo lì e li avevo subito condivisibili, perché nel momento in cui io mi faccio un articolo del genere, ok, ce l'ho che si può aprire e da subito lo posso mandare via mail. Quindi la cosa veniva immediata, non dovevo prima salvarmi l'articolo, poi prenderlo, poi metterlo come allegato alla mail. Questo lo faceva tutto lui. Leggevo velocemente l'articolo, se trovavo delle cose che in effetti potevano servire, il tempo in realtà era quello impiegato per leggermi l'articolo, se volevo metterlo in pratica, fare la controprova, però poi dopo diciamo così, la fatica di doverlo condividere, che anche quello può essere un problema, quello in realtà arrivava completamente immediato e quindi avevo la possibilità semplicemente subito di spedirlo via mail. Ok? Quindi passo da qui, prima informazione, dopodiché vedo, c'è una cosa che mi piace, c'è un nuovo programma, c'è una nuova piattaforma, la provo, la sperimento, a quel punto lì scelgo, voglio usarla? Sì, la voglio usare, allora ok, la sposto, scusate, la sposto di qua, la sposto in un mio spazio dove ho delle risorse, ok? Dove posso mettere dei collaboratori, dove poi addirittura ci posso sviluppare delle discussioni. E questo sia per le risorse multimediali in generale che per qualsiasi materia, insomma. Quindi se voglio farmi, ecco, per esempio, come in un'occasione del genere, io mi sono fatto il corso di Information Literacy. Potrei aprirmi uno spazio su Participate in cui vado a rimettere tutti i materiali che ha condiviso Paiano, tutti gli spunti che ha condiviso a livello di link, di siti, di piattaforme, eccetera, e io a questo punto qui ho la mia collezione fatta per l'Information Literacy. Quindi questo è il passaggio obbligato. Dopo poi la scelta è quella che può anche essere soltanto così di interfaccia. Questi funzionano nello stesso modo. ClassMill o Participate sono piattaforme che funzionano con la stessa logica. Quindi a seconda dell'interfaccia che vi piace di più o di una usabilità magari più o meno felice, ok? Avete la possibilità di passare da una parte all'altra. Vedo che ci sono un po' di, ogni tanto in chat ci sono dei messaggi, non ho la possibilità di leggerli, sono rivolti a me, sono domande oppure sono cose tecniche? In chat. Scusami, allora, sì, c'è una domanda. La domanda è di Mariangela Furlani, quindi qualsiasi cosa in Participate è salvata come link? No, appunto, in Participate abbiamo anche delle cose che sono salvate sotto forma di, per esempio, PDF o PowerPoint. Per esempio, io ci posso anche, quando vado a fare la mia nuova risorsa, vedete qua, io posso o aggregare un link,
o anche caricare dal mio computer una risorsa proprio nello stesso modo in cui faccio con Drive oppure fisicamente da una cartella all'altra nel mio hard disk, no? Nel mio desktop. Quindi in questo caso io ho tirato su un PDF, adesso questa me lo apre con il programma che ho, e questa era per esempio una delle vignette che avevo fatto io con Canva per quanto riguarda la comunicazione nelle classi, capito? E quindi insomma mi piaceva, la volevo conservare, a questo punto l'ho conservata per sempre, insomma, anche se non sono con fisicamente il computer dove c'è la cartellina, dove c'è sì. Fisicamente il file, questo è. C'è un'altra domanda, Arianna, scusa, ma avrei bisogno di fare una domanda, quindi si va su collezioni. Sì. E la collezione è come un argomento di Classroom? Google Classroom? Sì, sì, però è come se io se lo devo immaginare, la collezione è più come una scatola proprio. Cioè il compito di Classroom prevede una funzionalità aperta, no? Di commenti dove tu fai il compito, però ti aspetti una risposta. Le risorse, quindi le collezioni di risorse, ok? Questo che noi abbiamo le collezioni qua, sono degli ambienti invece più chiusi per te. Ecco, io direi che sono delle cose un po' diverse, cioè questo è un po' come se tu ci avessi organizzato il tuo, un po' anche come il Drive, però con un'interfaccia sicuramente più facile dal punto di vista proprio del riconoscimento di dove sono i posti. Abbiamo avuto modo di vedere che in Drive molto spesso le risorse sono talmente tante che si sovrappongono l'una con l'altra, quindi è un po' difficile vederle proprio bene. Questo vi dà la possibilità invece di avere una visione molto più chiara. Quindi sì, la logica è il compito di Classroom, ok, cioè io creo il compito, però il compito è da me nella direzione dell'imbuto sull'esterno, no? Verso i ragazzi per poter raccogliere poi. Queste invece sono collezioni, sono i miei cassetti, i cassetti che io mi creo, che però sono continuamente aggiornabili, nel senso io li trovo lì, poi dopo quando qualcosa non mi piace più la tolgo, la elimino, oppure ci vado di volta in volta aggiungendo cose, con il vantaggio che le ritrovo, e che le ritrovo sia dal cellulare che dal computer della scuola, che dal computer di casa, che dal computer velocemente di una presentazione che mi trovo a fare in un qualsiasi posto, no? Quante volte abbiamo avuto negli anni scorsi, avveniva il problema che il relatore esterno che arrivava con la sua chiavetta, con il PowerPoint dentro, e poi il computer non gli leggeva la chiavetta. Gli anni scorsi era uno scenario che si presentava molto spesso. Oggi vi collegate, avete il vostro spazio online e siete molto, molto più tranquilli, insomma, in questo senso non ci sono difficoltà. In più c'è una grafica che mi viene già data facilmente, dove io posso, che ne so, cambiare le copertine, insomma, fare tutte queste cose qui, aggiungere altre collezioni all'interno, ok? Quindi io posso andare a aggiungere un'altra risorsa, ok? E quindi sono cose continuamente modificabili e implementabili. E francamente meglio così, piuttosto che avere un desktop che molto spesso rimane lì con le cose, poi le vedo, poi le sposto, poi le cambio, invece rimane lì. Le altre cose sono quelle che appunto nel momento in cui io poi dopo nello stesso spazio posso andare ad aggiungermi a comunità di altri docenti, altri appassionati dei miei interessi, e quindi avere anche uno spazio di discussione, forum o di nuovi feed, infatti li vedete qua, che mi arrivano dal far parte di altre community. Sì, è un work in progress continuo. Sì, Arianna, allora Barbara Pasquinelli, poi
precisa, appunto, come se si trattasse appunto di cassetti digitali a tema che posso sempre ampliare, mentre Noemi Saudelli chiede se c'è un limite in termini di spazio. Allora, nella parte, anche questa è, c'è cioè una parte free e una parte a pagamento. Il limite adesso non so se sono cambiati, perché prima mi pare che si potessero fare fino a 10 collezioni e non mi ricordo quanti corsi, perché poi potete anche fare il corso, cioè nel senso che, e questo fa parte della parte dopo, appunto, che adesso spiego, diciamo così, che adesso un pochino introdurrò. Adesso non so se ci sono stati degli aggiornamenti, per cui bisogna andare sempre a vedere il piano abbonamento. Ma già iniziando con una cosa del genere, vi garantisco che di roba già ce ne sta parecchia. Anche perché qui la logica non è quella di riempire all'inverosimile, ma gestire già all'origine, già a monte, un'organizzazione. È quell'organizzazione di cui vi parlavo che deve essere fatta a monte sia quando organizzo appunto le risorse, sia quando propongo l'attività. Cioè l'andare sul sicuro e a dire bene, sta cosa mi interessa, sta attività è una gran bella attività, ma io devo vedere già la fine di quell'attività. Io devo vedere già i livelli e le valutazioni. Quelle che dopo vedremo appunto con la rubrica di valutazione. Cioè, mi affascina questa risorsa? Ok, da questa risorsa devo subito arrivare alla Z e poi fare il processo al contrario, un po' come si fa nei problemi di geometria, cioè io voglio trovare il volume di questo solido. Che cosa c'ho? Che cosa mi serve per trovare? Quindi vado all'indietro e vado a tirarmi fuori le cose che mi servono. Come vi dicevo appunto, i corsi sono proprio dei corsi che io posso aprire o posso andare a scoprire, perché poi dopo, man mano che appunto le mie attività crescono, io posso costruire dei corsi che possono essere, diciamo, questi vengono dal mondo appunto anglosassone, soprattutto statunitense, che invoglia i docenti a costruire essi stessi le loro risorse, no? Quindi a saltare sempre di più. Dal libro di testo scritto da qualcun altro, ma rendere anche nell'ambiente, per esempio, della scuola media o della scuola superiore, il professore un po' come se fosse professore universitario, cioè un diverso approccio. Ed è quello di io costruisco il mio corso di italiano, io costruisco il mio corso specifico della disciplina e poi te lo offro come pacchetto. Noi invece come docenti italiani siamo più abituati ad avere il libro di testo, un programma ministeriale e sulla base di quello girare attorno per poter toccare un po' il libro di testo, un po' il programma ministeriale, eccetera. Qui invece è il professore che porta la sua firma e che quindi ti crea il corso. Ok? Per questo appunto vi dicevo, cosa fondamentale è arrivare, e poi dopo facciamo un attimino la pausa, arrivare appunto al discorso nella preparazione scusate, ecco, dell'ambiente di apprendimento, mettere sempre, organizzare sempre un ambiente, quindi quello che ho fatto io prima è selezionare le informazioni, rimanere informato, selettore dei contenuti. Seconda operazione, la selezione dei contenuti, la costruzione, l'architettura la faccio con le piattaforme come Participate, eccetera. Dopodiché arrivo all'ambiente di apprendimento da aprire al pubblico, da aprire ai ragazzi, dove diventa l'officina, no? Di lavoro. E l'officina di lavoro deve prevedere appunto un lavoro collaborativo. Brainstorming e lavoro collaborativo, che sono secondo me delle attività fondamentali perché da una parte stimolano naturalmente il coinvolgimento e permettono anche di far sì che ogni risorsa che viene messa a disposizione prenda sempre un'altra piega e quindi non sia mai uguale alla precedente versione che io ho dato di quella risorsa lì. Quindi,
l'ambiente di apprendimento è il tutto insieme, non è soltanto Google Classroom, ok? Cioè Google Classroom è, se dovessimo fare in un percorso da 0 a 100 metri, Google Classroom viene costruito più o meno intorno al 50°-60° metro, ok? Tutto prima c'è stato il essere aggiornati sulle informazioni, sui contenuti e poi averli selezionati, averli montati per me. Dopodiché li porto dentro un ulteriore contenitore che è la Google Classroom, che ha altre specifiche che sono la condivisione, va bene, la valutazione, ok, l'apertura all'incontro appunto attraverso il brainstorming e il lavoro collaborativo. Ma questo già, diciamo così, è il terzo passaggio. Quindi non si fa alla rovescio, capito? Cioè la classroom non è tutta la cosa. La classroom è il momento in cui tu devi andare in scena. A monte c'è tutto il lavoro precedente. Come dicevo, momento di brainstorming, lavoro collaborativo, che può essere fatto con anche altre piattaforme o altri strumenti oltre a quelli che già avete visto, cioè fogli di scrittura collaborativa, per esempio Jamboard, altri strumenti come Mentimeter, come Kahoot o tutto quello che vogliamo mettere, insomma. Però lo spirito di parecchie piattaforme o parecchi strumenti che sono venuti fuori non è quello un po' fisso che noi abbiamo della valutazione finale. Quindi quando sono usciti fuori le varie tipologie di quiz, noi ci siamo fissati lì per avere il punto centrale della nostra azione. E qui andiamo proprio nella didattica. Rimanendo appunto invece in un discorso proprio di gestione dell'informazione, un altro strumento che io volevo almeno accennare adesso, dopodiché se siete troppo pieni me lo dite e anticipiamo la pausa, è un'altra cosa che è molto carina che noi abbiamo a disposizione, che è questo qua, Google Keep. Direi di sì. Ok. Allora, rivado in condivisione schermo, adesso facciamo un esperimento. Vediamo se viene tutto carino, come di solito è. Allora, qui siamo in Google Keep, come vi ho detto. Google Keep è una funzionalità sempre all'interno di tutte le opzioni di Google, del nostro account, che ci permette praticamente di avere con un account il nostro blocco note sempre a portata di mano. È naturalmente un blocco note, però in realtà noi possiamo utilizzarlo decisamente per molte opzioni che ci dà, e se lo organizziamo abbastanza bene, devo dire che è uno strumento ben al di sopra di quello che sembra. Cioè non è semplicemente il mi prendo un numero di telefono, mi segno un numero di telefono. Uno, perché io qui ci posso fare anche la lista della spesa volendo e condividere, per esempio, una nota nuova a cui darò un titolo, quindi anche all'interno sia del mio privato che, per esempio, di un compito che ho da svolgere o con la classe o con un mio collega, per esempio, anche di attività di ricerca, per cui, per esempio, possiamo anche organizzare, che ne so, il corso, mettiamo il corso Sofia, no? Ok? Allora, io posso andare a scrivere qui le cose da fare, ok? Cose da svolgere, ok? E a un certo punto vado a... gli posso dare tutti i colori che mi piacciono, posso andare a fissare poi la nota, e adesso questa qui praticamente ci posso aggiungere le immagini, posso cancellare, automaticamente si salva tutto all'istante, per cui non ho problemi di
Posso aggiungere un appuntamento, quindi per esempio corso Sofia, questo è tutto in spagnolo, vi chiedo scusa, però è la lingua di mia alma e non posso farne a meno. Quindi per esempio oggi o domani, eccetera, eccetera, o la prossima settimana, oppure anche qui il sistema di calendario, quindi scegliere una data e una ora e soprattutto dire cose da svolgere. Per esempio ciò da, che ne so, chiamare. Con appunto una nota oggi alle 20, ok? Ciò da anzi, invece di cose da svolgere, ci vado a mettere chiamare, che so, comune di Fano per il corso Sofia. Quindi ci vado a mettere che oggi ciò dalle 8 dovrò fare la telefonata. A questo punto io posso anche invitare come collaboratore Tommaso Paiano. Perché? Perché in quel momento lì stiamo facendo una cosa assieme, un corso assieme, e quindi io gli metto come collaboratore Tommaso Paiano. A quel punto lui nel suo Google Keep, qua, ok, avrà la mia nota che è messa in comune con. La nota adesso è sparita, ok? In realtà non è sparita, è andata giù perché è quella a cui io non ho dato importanza. Posso dargli una importanza e quindi fissarla come nota e me la ritroverò al volo sempre tra le prime cose che mi servono. Ok? La comodità di questa applicazione è il fatto che io la posso raggiungere attraverso qualsiasi dispositivo, compreso il cellulare, e quindi posso andare a modificare le note anche quando sono in giro, perché le cose che ho fatto le posso andare a modificare più velocemente attraverso il cellulare. In questa cosa posso anche mettere le caselline di verifica, e quindi se c'è da chiamare il comune di Fano per le 8 di oggi, ok, posso anche dare un compito a Tommaso e dire: oggi c'è da chiamare il comune di Fano, poi dopo c'è da contattare Biblio Memo, ok, gli do l'invio e ne vado aggiungendo. A questo punto qua Tommaso dirà: questa della Biblio Memo l'ho fatto io, quindi io così potrò vedere nel mio cellulare, nel mio computer, eccetera, eccetera, che nel frattempo il mio collaboratore ha fatto delle cose. Quindi io posso anche fare questa lista di operazioni da fare anche con un gruppo di miei alunni. Per esempio, posso nominare un referente all'interno del gruppo, giusto per non condividere la nota con 50 persone, ma io posso fare lavorare per 4-5 gruppi, c'è un referente per ogni gruppo, quindi sappiamo che ci sono degli incarichi, da qui io controllo la mia nota e vedrò che questo è stato fatto. Quindi apparirà qua sotto e apparirà modificata da alle ore tot. Ok? Stessa cosa, allora, io lo posso fare con il cellulare. Con il cellulare la differenza qual è? Che naturalmente il cellulare è pensato per un uso più smart, per cui se io mi scarico l'applicazione smart, diciamo così, che cosa posso fare? Posso andare a modificarlo sempre anche da cellulare e posso andare ad aggiungerci altre cose. Quindi, per esempio, posso velocemente fare una foto. Adesso ci provo e vediamo se si riesce a leggere. E vediamo se andando a rinfrescare la pagina. Ecco, la vedete? È comparsa. Qui è comparsa la foto che io ho fatto con il mio cellulare. Ok? Che cosa succede? Che il qua dal computer l'opzione fai una foto non ce l'ho. Da cellulare invece, sempre nella stessa applicazione di Google Keep, ho l'opportunità fai foto, perché io è logico che le foto le faccio con il cellulare. Ok? Non le vado a fare in giro con il computer. Nel cellulare non c'ho il riconoscimento testo, qua nel computer c'ho il testo. Ok?
testo dell'immagine. Ah. Ok. Scusa, Arianna, è un OCR dell'immagine che hai caricato? Sì. Ah, ci picchia. Puoi farlo vedere? Puoi... Sì, solo che siccome cosa... io qui ho inserito le caselle prima, ok? Avete visto, io prima avevo messo aggiungi caselle di... ok. Avevo messo aggiungi caselle di spunta, no? Ogni volta che lui mi vede, se io imposto naturalmente una nota in questo modo qui, lui andrà a mettere tutte le cose, ok? Lo scagliatolo in cattività, secondo lui è questo. Quindi praticamente ottengo la trasformazione del test. Carino! La faccia di Tommaso, mi piace! Questa te l'ho conservata per oggi, perché insomma, se no ti avevo svelato un sacco, troppa roba, dai! Ok? Bene, questo è una bella cosa, grazie davvero. E questo qui naturalmente viene decisamente molto comodo, perché? Perché anche quando sono in giro, per esempio, posso trovare, anche solo se sono in libreria, una parte che mi può interessare poi da somministrare durante una lezione, la prendo, la catturo con il cellulare, poi ritorno davanti al computer e al computer gli dico trasformala in testo. E io a questo punto ho la nota che è stata trasformata in testo, la apro e te la trovo tutta quanta. E vedete che naturalmente è spostato, perché il riconoscimento deriva appunto poi dopo da una formattazione propria del programma, però ha pescato tutte le parole, le ha pescate tutte, quindi io questo lo riesco a, vedete, trasformare molto molto bene. A questo punto posso anche fare... che lo posso copiare in un documento di Google, e lui lo sta copiando nel documento di Google, e quindi lo trasforma a tutti gli effetti in un testo. Non ti sento? La stessa cosa succede con una foto di un testo che ho già nel PC, domanda di Barbara Pasquinelli. Allora, la possibilità qua, per esempio, di aggiungere immagine c'è, e c'è anche qua. Aggiungi immagine e la dovrei andare a prendere qua. Non lo so che cosa c'è, posso avere il ricevimento generale. Non so se mi riconosci, PDF, eccetera. Vedete, non si può, perché comunque deve essere meno di 10 megabyte e di 25 megapixel. Ok, perché la logica... Comunque è... solo immagini, le PDF... Sì, e immagini, perché? Perché la logica è quella di utilizzarlo, come vi dicevo, con la logica del frullatore. Cioè, è il cellulare che serve per fare le cose al momento. Ok? Tant'è vero che è keep note, cioè prendi una nota, nel senso che al volo chiappa quello che ti serve. Quindi... se io devo fare un lavoro più costruito, logicamente ciò, se io devo lavorare al computer, ce l'ho al computer, io utilizzo già un software di OCR, perché devo passare per KeepNote, ok? Non ha molto senso. Perché? Perché mi scarico un ottimo strumento di OCR, di riconoscimento di testo, e lavoro in tutta serenità, seduta davanti al PC, in piena pace dei sensi, insomma. Se non ci sono... bestie in casa, figli o cose del genere, se no poi naturalmente lavorare in serenità è più difficile. C'è una precisazione sempre di Barbara che dice: sì, ma una foto io la posso trasferire condividendo anche altre app. Allora, foto intesa di foto, sì, puoi aggiungere una immagine, logicamente puoi aggiungere l'immagine e condividerla. Io conosco Barbara e so che insegna storia dell'arte, quindi ha tutto l'interesse lei logicamente per avere questo e per poter condividere immagini. Io ho fatto il discorso dell'immagine più che altro perché mi interessava il riconoscimento testuale in questo caso, cioè vi permette di velocizzare le operazioni in una maniera incredibile. Poi logicamente per quanto riguarda le immagini ci puoi aggiungere anche le immagini se devi fare un lavoro di tipo visivo, ok? E quindi fare una nota con... l'apparato visivo, iconico praticamente. In questo caso la funzione che io ho fatto vedere era proprio carina perché ha a che fare con il riconoscimento di testo, quindi insomma con tutte quelle cose che io al volo posso pescare e posso andare a trasformare in testo.
Logicamente poi dopo me la posso eliminare o gli posso aggiungere un disegno. Quindi lo posso fare come mi pare. Ok? Ok, scusate. E io ci ho aggiunto il disegno. Questo logicamente mi viene ancora meglio se utilizzo un tablet e quindi ho la possibilità di scriverci sopra, insomma. Nel computer ci avete molto più di quella. Queste le togliamo, per esempio, anche in questo caso le caselle di verifica, le spunte da fare come non ci sono più, quindi le ho cancellate e quindi non mi viene più in forma di elenco, però con una formattazione che naturalmente deve essere risistemata. Ok? Qua dovrei avere in documenti di Google le ultime cose fatte. Ok, eccolo qua. Quindi a questo punto qua mi vado a guardare qui che problemi ci sono e quindi posso andare poi dopo a modificare il testo a seconda di quello che mi interessa, eccetera, dargli un'altra forma e quindi fare il copia e incolla e quindi risistemarlo per altre esigenze. Ok? È un sistema comunicante che dobbiamo utilizzare per quello che è stato costruito. Insomma, è logico che con Google Keep non ci posso fare il mondo, però in realtà ci posso fare diverse cose. Queste sono tutte le mie note fissate che mi interessa tenere e quindi sono quelle cose che so che velocemente da cellulare posso fare copia e incolla e ce le ho sempre disponibili. Nel senso che, per esempio, io utilizzo una piattaforma che si chiama StreamYard, mi tengo le indicazioni da fare copia e incolla, faccio copia e incolla e gliele mando per mail. Ok? Quindi me le posso fare direttamente da cellulare. Perché? Perché so che mi serviranno. Quindi è una sorta di taccuino proprio veloce che io mi vado costruendo un po' come mi pare. E man mano che vado trovando dei suggerimenti, se non ci vado a costruire, come abbiamo fatto prima, una vera e propria lezione, quindi un vero e proprio cassetto di documenti, come abbiamo fatto in Participate, in questo caso velocemente mi vado a lasciare un po' come nel portafoglio, che uno nel portafoglio c'ha, no? Tutte le cose di sicuro più importanti, no? Da tutti i vari bigliettini da visita, le cose, le tessere dei punti, quelle cose lì. Ecco, KeepNote è uno strumento ottimo in questo senso per poter salvarsi le cose. Altra cosa, e poi dopo su KeepNote, se non ci sono domande, possiamo. Allora, considerate che io posso per ognuna di queste fare archiviarle e quindi me le vado a trovare nelle note archiviate. Ok? Quindi per un periodo non mi servono più e quindi le vado ad archiviare. Ok? Quindi questa qui, per esempio, la vado ad archiviare. Ok? E la ritroverò alle note archiviate. Quindi non la voglio più sul mio spazio di lavoro visibile perché per un periodo non la utilizzo più, però ce le ho. Le posso suddividere. Già lui me lo fa per note di interesse, cioè le note qui le posso vedere tutte, le sposto in alto a seconda dell'importanza. Se ci sono note presenti con dei promemoria, andranno in automatico anche classificate qua, in modo da pulire un po' l'immagine, in modo che io abbia, diciamo così, già un'organizzazione maggiore delle cose. Gli posso aggiungere delle etichette, cioè per ogni nota che faccio, per esempio, posso andare a aggiungere un'etichetta e chiamarla, questa è una cosa molto importante, chiamarla,
questa non è importante soltanto il titolo della nota, è il concetto del tag. Perché? Perché il computer ti dà la possibilità poi dopo di ritrovarle più facilmente. Quindi se educazione è qui, in questo caso qua, il sito che mi interessava per educazione civica al volo da poter condividere con i ragazzi, è all'interno di, le voglio chiamare, anno scolastico 2021, ok? Io gli metto la etichetta 2021. Quindi questo vuol dire che in 2021 io ci ritroverò le attività che ho fatto quest'anno. Quindi le trovo tutte quassù, ma anche in 2021. In modo che man mano che io vado a produrre note e che quindi visivamente mi si va a riempire, qua comincio ad avere delle cose separate, un po' come faccio con le mail. Una delle cose importantissime, infatti, al giorno d'oggi e che noi molto spesso non consideriamo è quello di etichettare. Considerate che ormai no, bisogna etichettare per l'HCCP, bisogna etichettare qualsiasi cosa, no? Scriverci quando l'hai aperto quel pacchetto, da dove viene, la provenienza, quando è che l'hai preparato, il sugo, quanti giorni di scadenza deve avere, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo fare la stessa cosa con il nostro lavoro qua, perché la roba è veramente tanta. Non possiamo più fidarci semplicemente delle nostre, della nostra organizzazione mentale, insomma, per quanto svelti possiamo essere. Le cose dai e dai, poi alla fine finiamo per un pochino per confonderle e per perderle. Quindi ecco, questo è uno strumento molto molto alla mano, molto veloce, che non può essere utilizzato per costruire un ambiente di apprendimento, ma per poter avere quegli, diciamo così, come lo potremmo chiamare, quelle opzioni di salvataggio. Per esempio, facciamo delle ore, noi insegnanti soprattutto abbiamo il discorso di fare le ore di sostituzione, no? Ecco, quelle cose, ecco, il Keep Note potrebbe essere un ottimo strumento, dove io mi salvo dei suggerimenti o dei passepartout per le lezioni da fare in sostituzione, del materiale che io posso tirar fuori sempre, partendo anche dal mio cellulare direttamente, per poter fare una lezione al volo di una classe che non è la mia e che mi hanno dato nell'ora di sostituzione, ad esempio. Ma la cosa che mi piace di più e sulla quale ormai mi sono abituata a lavorare è il fatto che io personalmente, voglio tutto a portata di mano, comunque, che sia con il telefono, che sia con il mio portatile, che sia col computer della scuola o il computer della biblioteca o qualsiasi altro ambiente. Io con il mio account entro e collego tutti quelli che sono i miei spazi. Questa è la cosa importante. Poi, ci sono domande? No? Ci sono altre domande? No, mi pare? No, okay. Al momento no. Andando avanti appunto su quelli che io ho considerato importanti per quanto riguarda i passi, no, della didattica dell'informazione, ma in generale insomma di un lavoro di ricerca, perché tanto poi anche l'insegnamento è un lavoro di ricerca, è gli spazi collaborativi di brainstorming, lavoro collaborativo, ne hai già parlato ampiamente, diffusamente tu, andiamo a valutare i processi e i risultati. Questo era quello che dicevo all'inizio. Allora, per gestire bene un ambiente di apprendimento, dopo il lavoro di selezione, costruzione, architettura dei contenuti, e nell'architettura ci va anche la usabilità, la fruibilità che io intendo dare a questi contenuti, devo sapere ancora prima che cosa voler andare a valutare. E non è soltanto un discorso di competenze già scritte che ci vengono ministeriali, ma c'è un valutare il fare, che non è soltanto, se tiriamo fuori alcune delle competenze magari più, che ne so, conosciute, per esempio leggere e comprendere testi scritti di vario tipo, oppure mettere in relazione i fatti storico-geografici con vari paesi, varie zone geografiche o varie epoche, quindi varie realtà socio-economiche, che queste sono quelle del Ministero, ma in realtà è importante che io voglia valutare il processo, cioè il risultato e la competenza, va bene, in questo un grande lavoro lo fa il Ministero e va bene, ma nel mezzo il processo,
io, con il mio ambiente di apprendimento, sono in grado di valutarlo. E allora le rubriche di valutazione sono uno strumento, se ne possono trovare in rete tantissime anche per cominciare a capire che cos'è una griglia di valutazione, una rubrica di valutazione rispetto ad una griglia di valutazione. Le rubriche sono proprio per valutare il processo, cioè se io scelgo di centrare la mia attività su un lavoro che sia collaborativo e di brainstorming, io devo valutare i processi ancor prima dei risultati. E quindi quando inizio un'attività di collaborazione devo sapere che cosa voglio andare a misurare. Quindi questo è, per esempio, può essere un esempio preso da un istituto comprensivo, vedete, è una rubrica di valutazione. Come vedete, gli indicatori sono livelli spostati però sulle dimensioni, dove praticamente io non ho la competenza finale, quindi realizzare un manufatto coerente con le indicazioni e quindi che rispetti la consegna richiesta. Ma io vado a valutare il processo, quindi come ha usato gli strumenti, il tempo, le conoscenze, in questo caso le procedure. Quindi io trovo una fonte e uno strumento accattivante, bello, su cui voglio impostare un'attività. Questa attività a che cosa deve servire? Allora, guardando lontano lontano, deve servire a maturare la competenza, sviluppare, quindi poi acquisire la competenza della autonomia nella ricerca delle fonti, no? E quindi essere in grado di valutare una fonte informativa, essere in grado di scegliere la corretta fonte, eccetera, eccetera. Ma nel mezzo cosa è successo? Perché in molti casi è importante vedere anche che cosa è successo nel mezzo, perché non è detto che un buon risultato nel mezzo abbia avuto sempre buoni processi. Okay? E viceversa, non è detto che un cattivo risultato nel mezzo invece non abbia avuto dei buoni processi. In questo caso, e ho preso uno degli esempi più pratici, diciamo, di no, costruzione di proprio di un manufatto nel contesto laboratorio, quindi qualcosa veramente di molto molto pratico, il risultato più o meno positivo, quindi la competenza acquisita, attraverso che cosa è passato? Attraverso il fatto che nel mezzo già partiva con degli strumenti e dei materiali limitati? Oppure ha scelto in effetti una gran varietà di strumenti e materiali e poi dopo il tempo però non è riuscito a gestirlo? Se noi vediamo, noi potremmo avere un livello pieno dell'uso degli strumenti. Quindi il ragazzo ha capito tutti gli strumenti e i materiali adatti a fare quello che doveva fare, poi si è perso nell'uso del tempo. Ok? Sì, scusa Arianna, è come dire, ha trovato cinque enciclopedie, quattro dizionari, li ha messi tutti insieme, li ha copiati e incollati, e poi dopo non si è reso conto che per leggerli ci volevano 2 giorni. Bravo, quindi cioè E quindi. ha scelto le fonti giuste. Sì. No? Ha seguito, quindi ha dimostrato di aver capito come si conduce una ricerca, ma non ha gestito il tempo. Per cui è andato a prendere, c'è cioè una collega, lo sa, le vite dei 12 Cesari le ha prese tutte. Ok? E quindi dopo a quel punto lì ha logicamente fracassato nella parte di gestione proprio del tempo. Ok? Oppure viceversa, ha selezionato le conoscenze molto bene, però anche lì è in grande discordanza. Oppure ha selezionato le cose giuste, i tempi erano quelli giusti, ma ha costruito il prodotto in maniera grossolana. Ok? Perché non è riuscito a dargli quel carattere di omogeneità
che era, no, la punta più alta magari, cioè la rielaborazione della fonte, che non deriva magari da una sua incapacità nel capire cosa c'era scritto, ma proprio nella sua... nei pochi strumenti, magari linguistici, che aveva per poterle rielaborare. Cioè magari le fonti le aveva capite, le fonti aveva scelto quelle giuste, aveva anche considerato un numero giusto di fonti per poter arrivare alla consegna in termini, per fare compilare le sue 4 cartelle, 5 cartelle, eccetera. Però poi il lavoro di rielaborazione è stato un pochino povero, ok? Poco omogeneo. Allora, a quel punto lì vedete che quelle che sono le griglie di valutazione sono diverse dalla rubrica di valutazione, perché la rubrica di valutazione mette in ordine degli indicatori che sono propri del lavoro collaborativo, del brainstorming, che non vengono considerati. La griglia, forse la griglia. La griglia di valutazione, quindi con le competenze del Ministero, mette in campo delle competenze che non hanno a che fare con il brainstorming e il lavoro collaborativo, nel senso che non ci stanno dentro a quello che succede dentro il lavoro collaborativo, al brainstorming, e che sono molto spesso alla base della poca riuscita dell'attività che nella nostra testa era fantastica e che poi si è scontrata con la realtà delle cose. Ecco perché è meglio avere in mente una rubrica di valutazione piuttosto che una griglia di valutazione quando si fanno delle attività di lavoro collaborativo, che prendano in esame altre dimensioni, come vengono chiamate qui, dimensioni. Sì, c'è una domanda, posso? Sì, prego. Katia Brunelli chiede, prima hai citato Canva, si può usare nella classe 3.0? E in generale si possono usare software gratuiti e app che richiedono la registrazione, sebbene sì, siano gratuiti? Storybird, per esempio, Padlet, eccetera. Allora, sì, per quanto riguarda, questo è proprio un discorso spicciolo spicciolo, per quanto riguarda la classe, la classroom, e quindi l'avere a che fare con degli account degli alunni. Allora, si possono usare Storybird, per esempio, ancora l'anno scorso, non era stato validato da Classroom, da Google. Cioè, le piattaforme che prevedono la somministrazione cioè la realizzazione di lavori collaborativi, Storybird in particolare è una piattaforma che permette di scrivere racconti, no? Insieme, in maniera collaborativa, molto carina. Però, per esempio, l'anno scorso impediva di fare la validazione attraverso Classroom, cioè il simbolino di piattaforma la trasferisco con gli alunni di Classroom, Google non dava il permesso di tirare dentro gli account di Classroom e farli entrare dentro Storybird. Un altro, per esempio, invece software di un'altra piattaforma di gamification, praticamente, cioè è un gioco di ruolo che si chiama Classcraft, ha avuto invece la validazione di Google a livello di privacy, di sicurezza, eccetera, per cui tu puoi tranquillamente tirare dentro le classi di Classroom, gli account di Classroom, e tirarli direttamente dentro in Classcraft. Storybird fino all'anno scorso non aveva avuto la validazione di sicurezza, tra virgolette, di Classroom. Però in genere te ne accorgi, cioè nel senso che se non c'hanno il simbolino di Classroom è meglio lasciarle stare. Tutte le altre invece sono dei software comunque di creazione di diciamo applicazioni grafiche, eccetera, eccetera, che io utilizzo con i miei ragazzi e che danno delle grandi, cioè grandi soddisfazioni, insomma, cioè i ragazzi le trovano molto facili da usare per creare, appunto, che ne so, il nuovo linguaggio, no, espressivo, le infografiche, tutte le immagini insieme a tutti i testi non continui, diciamo così, legati a diversi formati espressivi proprio che sono derivati da i manifesti, dalla grafica, proprio mutuati dalla grafica, perché? Perché abbiamo a che fare con Facebook, Instagram, che ne so, siti web, eccetera, eccetera, che si possono usare tranquillamente perché comunque sono collegati a delle attività che poi vengono monitorate dal sistema di amministrazione. Quindi questo è a livello di un discorso proprio con i ragazzi. Sì, quelle attività lì si possono fare. E
andiamo lo stesso, vedete, di nuovo, qui siamo più vicini al discorso del vivere in gruppo e quindi delle competenze chiave di cittadinanza. E quindi questo già ce lo abbiamo, diciamo così, più vicino, forse. Quella che sicuramente è più, che può aprire maggiormente l'idea che cos'è una rubrica di valutazione era quella precedente, appunto, sulla valutazione del processo, che molto spesso si dimentica e che magari fa arrivare ad una valutazione, magari ad un ragazzo, valutazione negativa, quando in realtà c'è dietro un tesoro grande. È soltanto che si è incartato in alcune cose, no? E questo, ecco, partendo da questo, quindi da quelle che siamo abituate a considerare come soft skill, possiamo arrivare a concepire delle rubriche di valutazione anche per dei compiti molto più specifici, delle discipline specifiche, insomma. Quindi ci potremmo aiutare nel vedere le rubriche di valutazione partendo dalle soft skill, quindi dalle competenze chiave di cittadinanza, e arrivando poi a quelle proprie della disciplina. E questi infatti sono i livelli di competenza. Ci sono parecchi istituti in Italia che hanno, insomma, fanno veramente un sacco di roba, insomma, sono veramente avanti come capacità di gestire il lavoro. E quindi sono da subito nella dimensione della valutazione del risultato come risultato di un processo e non come risultato fine a se stesso, cioè quindi come esecuzione meccanica di un esercizio, alla quale ci siamo abituati un po' troppo, perché comunque anche per quanto riguarda la comprensione dei testi, la comprensione dei testi è sempre, è da almeno una quindicina d'anni abbondante, impostata sempre su dei punti chiave che sono i soliti, cioè il protagonista, magari i sentimenti del protagonista, con le tre crocette, con le tre opzioni che vengono date, eccetera, eccetera. Questo porta i ragazzi in realtà a fare il lavoro contrario, cioè prima leggono le domande e poi vanno a ricercare la domanda sul testo. C'è una domanda? Sì. C'è una domanda. Allora, sempre Katia Brunelli. Le rubriche di valutazione realizzano anche l'opportunità di pensare alla covalutazione? Assolutamente, giusto? Sì, assolutamente sì, che è da pensare sempre di più, perché un lavoro sulla competenza informativa, e questo poi lo vedremo nel prossimo incontro, no? Quello finale dove facciamo i botti, no? Vedrete appunto il senso di tutto questo corso, cioè il senso che la competenza informativa non risiede nell'italiano piuttosto che nella storia, piuttosto che nell'utilizzo della fonte. La competenza informativa permea qualsiasi nostro rapporto con l'altro da me, ok? Cioè col mondo mio sensoriale, cioè col mondo in cui io mi devo muovere, con il quale mi devo relazionare, insomma. Quindi assolutamente covalutazione, ed è ora assolutamente che ci entriamo in questa dimensione, per cui è necessario assolutamente che lavoriamo nella strutturazione di unità di apprendimento che non siano però multidisciplinari, ok? Ma che prevedano proprio una fusione delle discipline, non per argomenti, ma per competenze. Cioè non è da dire che se io faccio la fusione nucleare allora dovrò fare, oppure la seconda guerra mondiale, allora io dovrò fare in italiano, dovrò andare a vedere quali poeti parlarono della distruzione, quindi eccetera eccetera, ok? Io in italiano valuterò la capacità del ragazzo di rielaborare in forma chiara e corretta le informazioni. Cioè non è che per forza ci devo entrare con un argomento, io ci entro con le competenze mie di italiano. In matematica non è che devo spiegargli la formula, o in chimica o in fisica la formula della bomba atomica, per forza. Io devo sviluppare in loro quel senso di indagine scientifica e quindi quel senso critico di approccio al problema che è proprio delle scienze, indipendentemente dal contenuto che io vado a trattare. La difficoltà maggiore che si fa quando si affrontano le unità di apprendimento è questa, del collega
di una materia piuttosto che di un'altra, che di volta in volta dice: ma io non c'ho argomenti da fare, no? Perché io, per esempio, che ne so, molto spesso capita con matematica, e vabbè, ma io devo fare gli integrali, ma io devo fare derivate, come faccio ad entrare dentro questo argomento qua? Non è l'argomento, non è il contenuto, ma è l'atteggiamento, che è proprio di una disciplina, non c'è niente da fare, cioè l'indagine storica ti porta a metterti davanti alle cose in un certo modo, la letteratura, la poesia, eccetera, ti porta a metterti di fronte alle cose in un altro modo, è la forma, è la predisposizione d'animo e di testa e di mente che è sviluppata in vari modi nelle varie discipline, al di là di un argomento. L'argomento può anche non essere toccato, cioè il contenuto spicciolo, da tutte le discipline, ma tutte le discipline ci entrano per il loro atteggiamento nei confronti del problema. È quello che in fondo noi adulti diciamo, cioè, ah, perché c'ha una mente matematica, no? C'ha una mente più pratica. Basta vederlo, voglio dire, di fronte alle cose quando ti trovi ad insegnare in un istituto piuttosto che in un altro. Tu hai lì dei ragazzi che hanno fatto delle scelte perché hanno, li vogliamo chiamare stili d'apprendimento? No? È forse datata come cosa, anche quella è stata rimessa in discussione? Ma è evidente che se un ragazzo mi sceglie il liceo artistico ha delle propensioni, un modo di vedere, di sentire la vita, che è un'altra cosa rispetto ad un ragazzo che può avermi scelto di fare meccanica. Cioè, e su questo non ci piove, ok? Non è soltanto una questione di stile di apprendimento, è una questione proprio di sentire la vita. E noi bisogna che attraverso questo, quindi attraverso le attività che proponiamo, sviluppiamo questo e mettiamo in evidenza il loro sentire la vita. La mia considerazione è questa, insomma. Quindi, per me, e lo dico cioè proprio quando ho iniziato questo percorso che è partito dalle tecnologie, mi sono resa conto di quanto importante sia, anche qui, porsi con l'atteggiamento, per esempio, del computer. Cioè, io non prendo più appunti su quali operazioni ci sono da fare in una piattaforma piuttosto che in un'altra, perché non è una questione di prendere appunti sui vari passaggi che tocca fare. Ma a un certo punto è pensare a come pensa la piattaforma e dire: se la piattaforma è pensata per avere agevolmente dei contenuti, per farmeli salvare velocemente, per farmi accedere online, ci deve essere il modo di condividere, ci deve essere il tastino condividi, ci deve essere il tastino salva, inutile che scelgo scarica, perché probabilmente non ci sarà scarica, perché se sto parlando di un sito intero non si può scaricare. Ok? Quindi è anche qui un modo di porsi di fronte alle cose e quindi anche di fronte alle tecnologie che servono per dare il meglio e per sfruttare al meglio le potenzialità e i tesori che abbiamo davanti, insomma, che vogliamo sfruttare. Ci sono altre domande? No, al momento no. Ok, allora, quindi alla fine, per concludere, noi siamo stati abituati anche con la tecnologia, quando è arrivata la LIM, a cercare di trasferire il vecchio metodo con il nuovo strumento. Non si può fare, nel senso che non si può mettere insieme un prodotto nuovo con una vecchia visione. Quindi, se io ho nuovi strumenti, devo fare in modo di cambiare a monte per far sì che gli strumenti possano dare il massimo. È quello che è successo quando, appunto, introducendo la scrittura su computer e quindi il Word, il documento di testo, per parecchio tempo ho preteso che i ragazzi, no, magari si mettessero a scrivere pagine e pagine di. Il ruolo della matita sacrosanta e della carta, così
così come nella scrittura e così dall'altra parte nella lettura, è sempre valido, funziona sempre. Perché? Perché ci sono dei processi proprio cerebrali che funzionano solo ed esclusivamente così. Per cui ho bisogno di fare il brainstorming? Facciamo la penna, facciamo la matita. Ok? Ho bisogno di avere dei supporti da sottolineare? Facciamo in modo che li possano sottolineare, se non su carta, almeno avere degli strumenti adatti come delle penne, delle touch che mi possano permettere di fare il gesto di. Ok? Poi la tecnologia mi viene in aiuto in termini di velocizzazione? Sì, ma il contenuto ci deve essere. Organizzazione? Sì, ma io devo sapere che cosa voglio organizzare. Perché se io ho la tecnologia che mi serve ad organizzare, ma non c'ho un'idea di come organizzarla, come avete visto con Google Keep, io ho cambiato, ho fatto una nota e poi mentre la scrivevo mi sono resa conto che lo strumento della casellina di verifica con il promemoria non andava più bene per il titolo che gli avevo messo o per le cose che volevo fare, perché se voglio fare una lista, ok, la vado ad inserire nella lista. Ok, quindi io posso mettere ancora una volta, avevo fatto qui il corso Sofia, non c'è più bisogno che scrivo cose da fare, perché? Perché le varie cose da fare le vado a mettere di volta in volta qua. Ok? Quindi, come vedete, è lo strumento che mi cambia il modo di lavorare, che mi obbliga a pensare prima, diciamo così, diciamo alla rovescio. Ed è utilizzando queste tecnologie che io mi rendo conto che molti procedimenti lineari che facevo diventano granulari. E quindi li devo accettare per quello che sono, cioè ragionamenti granulari. È un po' come ragionare per una sonometria esplosa, no? Cioè, se voi avete una sonometria ok, una sonometria esplosa è questa. Io ci devo lavorare in questo modo qua. Questo è il compito che voglio realizzare con i miei ragazzi. Ho una fonte che è molto bella, c'ho uno strumento che diciamo così, mi incuriosisce, eccetera, eccetera. Che cosa voglio fare? Allora, compito dell'insegnante, logicamente, non è quello di procedere per via lineare, perché allora a quel punto veramente basta il libro di testo e io vado avanti capitolo per capitolo. La figura dell'insegnante o la figura dall'altro lato del bibliotecario è quella di chi questo oggetto intero ce l'ha già esploso nella sua testa, ok? E quindi sa tutti i pezzi che lo compongono e quindi ti sa dire come fare ad arrivare al terzo pezzo, al quarto pezzo e come rimetterlo insieme. È un po', è questo che io penso delle tecnologie e quello che mi hanno portato a fare ancora di più rispetto a quello che facevo prima. Di fronte ad un argomento, il professionista scuola, quindi il docente e il professionista delle biblioteche, il bibliotecario e altri istituti di formazione, cultura, eccetera, sono i professionisti che hanno sta roba qui in testa. Cioè, l'oggetto intero io già so come è fatto dentro, per cui ti porto io a costruirlo insieme a me. Altrimenti mi basta seguire il manuale dell'IKEA. Non è così difficile, insomma. Alla fine, prima l'IKEA si pensava per le battute, per quanto fosse difficile, in realtà non lo è, perché non c'è bisogno neanche delle parole, c'è bisogno soltanto dei disegni. Questo è, non so se sono riuscita, diciamo così, a trasmettere la mia visione della funzione, ecco, di formazione, di guida e di strutturazione dei contenuti, della lezione, ecco, della disciplina proprio. Questo è.